Buonasera a tutti, e volevo appunto specificare che questa sera l'incontro è dedicato a due grandi artiste trasgressive e veramente straordinarie, perché sono riuscite a creare un linguaggio molto personale, unico, originalissimo, al tempo stesso universale. E da contribuire a costruire un tassello nell'arte del Novecento. Abbiamo in realtà questa serata cerca di mettere insieme queste due artiste che sono, cioè le abbiamo quasi accostate, volute accostare, un po' come mi viene in mente, no? Il cangiantismo dei panneggi del Pontormo di Rosso Fiorentino, dove si associano dei colori che non si lasciano cioè non si lasciano compenetrare, no? Ma restano identici ed assoluti, anzi si caricano di forza cromatica, un po' come sono anche i colori complementari. E quindi loro, queste due artiste, sono proprio così, sono uniche, quindi metterle vicine non fa perdere di forza nessuna delle due, anzi forse si esalta maggiormente la caratteristica dell'una e dell'altra. E un po' come i colori complementari, dicevo prima, e addirittura ho pensato di associare Frida al rosso e Tamara dell'Empisca al verde, questi due colori, perché il rosso, per esempio, è il colore del sangue, il colore dell'amore, il colore della passione, no? E la sua vita è stata una vita chiaramente incentrata appunto sulla sofferenza, ma anche sulla grande passione politica, grande amore per il suo uomo, e una vita sofferente, ma al tempo stesso una vita piena di energia. Invece Tamara con il verde, perché il verde è il colore del bosco, il colore dello smeraldo, della giada, del tavolo da gioco. E quindi sicuramente è un colore che ci rimanda ad un immaginario, no, di eleganza, di raffinatezza, no? Così come era lei, era elegante, raffinata, era una donna sorprendente dal punto di vista della sensualità, quindi una donna particolarissima ed un artista altrettanto particolare. Allora, Salvatore, con me condurremo questa sera questa serata, e proietteremo un paio di video che sono brevissimi, ognuno dedicato ad una delle due artiste, e poi passeremo con una carrellata appunto di immagini riguardanti opere delle due, sulle quali ci soffermeremo, racconteremo un po' di aneddoti, di storie, eccetera, che riguardano appunto le protagoniste della serata. Mandiamo con? Sì, con i due video. Prima. Quale? Mandiamo il video di Frida prima. You wanna ride with me, you wanna take your time with me, wanna see the sights and the scenes, we can try and catch a flight, fly to the dream. If you play my game, what you know, you can play all day if you're slow. I wanna see you run to and fro, wanna see you jump in the rare into go, dreaming of this lavish. You can achieve it if you're rapid, or maybe we can play this safe. Sit back and relax, watch the race. Mashing up the scenes, I'm the killer, I'm the queen. I can handle this regime. Excuse me as I intervene. In round one as a feast, now take the keys, take the lead. I'll have you shaking in your seats, and keep you driving to the beat. If you play my game, what you know, you can play all day if you're slow. I wanna see you run to and fro. See you jump in the rear into go. If you play my game, what you know, you can play all day if you're slow. I wanna see you. Ok, fermiamoci un attimo. Ciao Anna. Ciao. Okay. Allora, Salvatore, a proposito di Frida Kahlo, vogliamo cercare così di dare un quadro un po' adesso della biografia? Possiamo prendere spunto da quanto
è scritto negli ultimi fotogrammi. Non sono mai stata surrealista, sono me stessa e mi esprimo. Perché questo? La cosa è avvenuta non casualmente. André Breton, il gran papa del surrealismo che nasce a Parigi nel 1924, è invitato, oppure sollecitato da lui stesso, a recarsi in Messico da Diego Rivera, il maestro dei murales, colui che annuncia attraverso la sua pittura l'orgoglio della rivoluzione del suo popolo contro i conquistadores spagnoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo dicevamo dopo. E lì, ospitato da Diego Rivera, che incontra Frida, ne conosce le opere, ne resta affascinato, ma resta affascinato ancora di più da questo personaggio umile nello stesso tempo, ma orgogliosa di se stesso. E quindi, da surrealista qual era? Lui pensa che poteva essere il personaggio giusto ad entrare nel milieu letterario, artistico, culturale di Parigi del suo tempo. Con queste parole, l'arte di Frida Kahlo è un nastro avvolto intorno ad una bomba. È la vita. Questa raffinatezza è questa. Insomma, riesce. Ma in realtà Frida poi, cioè vedremo, intanto volevo fare un piccolo preambolo, no? per spiegare appunto l'identità, no? di questa donna. Ecco, lei nasce appunto in Messico, da madre messicana di origine spagnola, il padre è anche lui, insomma, è tedesco, ma è messicano, insomma, perché vive lì, è oltretutto di origine ebraica. E lei che cosa fa? Cioè, in poche parole, ha una vita abbastanza particolare. I primi anni della sua vita vengono caratterizzati da una menomazione, perché becca la poliomielite e quindi rimane leggermente menomata di una gamba. Dopodiché, all'età di 18 anni, frequentava il college. Durante il ritorno dalla scuola, avviene un incidente sull'autobus, l'autobus si ribalta ed una stecca proprio dell'autobus si conficca nel fianco e gli esce dalla vagina. Per cui rimane una cosa terribile. Rimane per un lunghissimo periodo completamente allettata e questo incidente le crea moltissimi danni, tra cui soltanto 3 fratture alla colonna vertebrale. Poi c'aveva una rottura del bacino, la gamba, il piede, cioè insomma in tutta la sua vita poi avrà 32 operazioni proprio per sistemare, no, questa sua condizione. Assolutamente. Certo. E quindi questa permanenza nel letto gli fu, diciamo, fu importante, perché durante questo lungo periodo di ripresa, che fu veramente molto lento, lei, che aveva il padre che era fotografo ma era appassionato di pittura, gli regala dei colori e dice: vabbè, datti da fare, insomma, fai qualcosa. Gli piazzano uno specchio sopra il letto, così lei si poteva guardare, poteva vedere quello che faceva, e quindi inizia in questo modo a dipingere spontaneamente, senza scuole, senza accademie, senza niente. Lei frequentava medicina, quindi insomma stava proprio in un altro percorso, diciamo. E quindi lì comincia e produce una serie di cose che sono, certo, a livello dilettantistico molto naif, molto così improvvisate, no? Però diciamo che prende coraggio da quello che fa, e quando riesce ad alzarsi da questo letto va a visitare, no, questo Diego Rivera, di cui aveva sentito sempre parlare, che lei voleva assolutamente conoscere. Gli porta delle sue opere, ad esaminare, gli chiede un giudizio, no? Perché ci teneva a capire se lei poteva continuare su questa strada per diventare un artista, oppure se invece la sua era soltanto una cosa così, insomma. E quindi, e questo è il loro incontro. Dopodiché, insomma, tra i due nascerà una storia incredibile, l'amore, eccetera. E lui era un personaggio particolare, un grande muralista, grande artista di quei tempi, rivoluzionario, eccetera. Lei si avvicina anche lei
all'idea comunista, no? La braccia con tutta se stessa, perché sempre, si sente sempre dalla parte dei deboli, quindi vuole creare anche lei un mondo diverso, insomma, no? Da quello che gli si presentava. E quindi questa unione, addirittura poi si sposano anche, la mettono a posto, anche se lui era prima così già sposato, ha avuto tante donne, tante relazioni extraconiugali. Bello, era solo era orribile, era gigante, enorme, gonfio, grosso, ma era potente. Li chiamavano elefante. C'è un famoso ritratto, c'è un ritratto di Modigliani in cui la palla di Luna lo dipinge come, no? Adesso vi dimostriamo, sto facendo solo un cappelletto, scusate, ma bisogna dirle queste cose perché sennò non capisce perché questa poi fa queste cose. Allora, quindi vi dicevo che, insomma, è proprio da lui che comincia ad acquisire le fondamenta della pittura. Infatti, inizialmente, il suo stile pittorico è molto vicino, cioè cerca di imitare quello che fa Rivera, certo, insomma, in piccolo non è ancora un artista, però lei ha talmente tanta energia, talmente tanta voglia di tirar fuori quello che lei è, perché poi, come diceva Salvatore prima, è vero che lei va a Parigi, fa la mostra a Breton, la presenta ai surrealisti eccetera, ma è anche vero che lei non si sentiva affatto surrealista, ma diceva già in quel momento di rappresentare quello che lei era, perché lei rappresentava la sua vita e quindi era un mezzo di espressione, il suo era quasi una terapia, il fatto di dipingere, ha iniziato a dipingere per terapia, cioè ha continuato a farlo perché nella tela tirava fuori tutte le sue angosce, tutto quello che lei provava, ma come se fosse un diario, quindi un diario per immagini, le sue pitture sono i suoi momenti, le fasi della sua vita, diciamo. Poi, chiaramente, invece, riesce anche ad avere una certa notorietà, grazie prima a Breton che gli presenta questa voce. C'è mai stato, salvo all'inizio, tra loro due, in particolare da parte di Frida verso Breton. Gli è scattato per varie ragioni un sentimento di non stima, tanto è vero che, come commentavamo prima, adesso poi lo diremo con maggiore attenzione, fondamentalmente lei, partendo da quanto ha detto Anna prima, sentiva se stessa e voleva esprimere se stessa, non gliene fregava niente dei surrealisti, era più un'idea di Breton di inserirla perché gli faceva comodo il personaggio. Ma non le interessava assolutamente, perché lo diceva senza mezze parole e con un linguaggio anche molto smudato. Quei figli di puttana di Breton e dei suoi surrealisti altro non sanno fare che scaldarsi il sedere nei bar. Congratulandosi tra di loro, no? Dico proprio le sue parole che mi sembrano le più significative. Non hai idea di quanto siano puttane queste persone, mi fanno vomitare, sono così maledettamente intellettuali, è sempre guasti dentro che io non riesco più a sopportarli, stanno ore seduti al caffè a scaldarsi. Si scaldano i loro preziosi sederi, parlano senza tregua di cultura, di arte, di rivoluzione e via di questo passo, convinti di essere i signori dell'universo, sognando i più fantastici nonsense e ammorbando l'aria di teorie che tanto non diventeranno mai realtà. Per cui, alludendo poi ai precari guadagni di Breton e gli altri, il mattino dopo a casa non hanno nulla da mangiare perché nessuno di loro lavora, vivono come parassiti mantenuti da quel manipolo di ricche puttane che credono nel loro genio di artista. Queste sono le sue parole, venute fuori dai diari trovati, poi spiegheremo come, eccetera, eccetera. Ma poi addirittura, a proposito di nonsense, lei dà una definizione del surrealismo, sì.
e dice che cos'è il surrealismo. Il surrealismo è come aprire l'armadio, tu ci trovi una tigre al posto delle camicie. Quindi il non senso è proprio questo, no? Quindi questa cosa è rimasta impresa. Quindi dà una sua interpretazione del surrealismo. E quindi va bene, poi... No, scusa, sì. Volevo dire questo. È talmente l'atteggiamento poi di repulsione nei confronti di Breton, mentre avrà un grande rispetto verso Marcel Duchamp, che la sostiene, la ospita, le dà i giusti consigli, che a un certo punto, ci mancava pure quello, dopo tutti i guai che ha avuto, si ammala con una brutta febbre, e dice, è quel maledetto luogo dove sono stata, a casa di Breton, che mi ha trasmesso il colibacillo che mi fa star male. Insomma, le tira fuori tutto. Proprio tutti. L'odio più... Sta per decidere poi di andarsene, di tornarsene. Se vogliamo vedere qualche sì, immagine. Sì, sì, vediamo un po' di immagini, perché sennò... Allora, intanto c'è questa qui che abbiamo messo anche in copertina, e questa è un'immagine rappresentativa più o meno dipinto del 1938, quindi dove chiaramente lei ha già acquisito un suo linguaggio ed è molto sicura, no, di quello che deve fare. È titolato appunto Collana con spine. Allora, intanto questo è un dipinto nel quale compaiono tantissimi simboli, a partire dalla scimmietta, al gatto, al colibrì che è appeso a questa collana. Il colibrì nella tradizione messicana era l'animale, il colibrì morto era l'animale che doveva portare fortuna in amore, no? Agli innamorati. In questo caso il colibrì forse è anche la conseguenza del suo dolore, perché la collana di spine gli fa sanguinare il collo e dal collo gli escono queste goccioline di sangue, quindi è un amore tormentato. E la scimmia compare in tantissimi dipinti di Frida Kahlo ed è, oltre in questo caso, vabbè, il simbolo del demonio, ma forse è il simbolo... è anche la figura del figlio mai avuto, no? Perché lei spessissimo ritrae questa scimmietta, in tanti autoritratti è presente. E il gatto invece è il simbolo del malaugurio, come tutti diciamo, ma in gatto questo caso è il gatto nero. Ma lei chiaramente riesce con la sua posizione di centralità all'interno, chiaramente in primo piano, riesce a tenere in equilibrio queste cose ed andare per la sua strada. Lo sguardo è quasi indifferente, quasi assente, come per dire qualsiasi cosa, ma io continuerò per la mia strada. Dietro c'è questo sfondo vegetale, diciamo, con queste foglie che richiamano la tradizione messicana, cioè le piante che ritroviamo lì, e in testa invece ci sono delle piccole farfalle che sono simbolo della resurrezione, come anche quella treccia, quel foulard hanno dato a mo' di otto orizzontale, che poi in realtà è un simbolo, anche il simbolo dell'infinito. Quindi è un dipinto, insomma, importante, ne ha fatti degli altri che somigliano, però questo forse è quello più identificativo di quel periodo. Scorriamone un po'. Sto facendo. Allora, lei viene chiamata addirittura la donna dalle ali di gabbiano per le sue sopracciglia, no, nere. Allora, lei i suoi baffi non se li è mai fatti, perché lei voleva sembrare così com'era, e oltretutto, secondo lei, facevano bandana dal punto di vista della contrapposizione simmetrica con le sopracciglia. Allora, le sopracciglia andavano, diciamo, in alto e i baffi in basso, per cui crea una diagonale. Quindi lei se li voleva dire. Allora ci possiamo far crescere. Vabbè, poi ognuno fa le sue scelte. Lei, allora, lei non difendeva un tipo di femminilità che noi siamo in grado di concepire, perché lei si piaceva così com'era, nella sua integrità, e anzi nel suo essere nature. E amava soltanto così addobbarsi con questi fiori che portava nella testa, questi tre trecce colorate, nastri, questo eccetera. Questo è il suo ambiente naturale del Messico. Infatti anche gli abiti. Poi tenendo presente che la messicana era con i capelli nerissimi, eccetera, è chiaro che i baffi uscivano ancora di più. Se li faceva sicuramente. Ma di quella che vedevo le stiliste non cambiavano all'epoca. Però qui la figura è molto composta, quasi ieratica,
c'è quasi un riferimento a Modigliani per questa bella lunghezza del collo. Sì. Sicuramente si, sono, si è incontrato anche con Modigliani. Però questo qui è il quadro, uno dei primi quadri che fece quando lei stava alettata. Certamente. E quindi lo ha realizzato per regalarlo al suo fidanzato di allora, che era un certo Aleandro, e che era un suo compagno, insomma, studiavano medicina, lui era, poi aveva l'età da giornalista, eccetera. Che poi quello la molla quando lei poi si ammala, eccetera, scappa. E quindi l'ho messo perché in effetti è proprio uno dei quadri iniziali, uno dei. È molto bello. Sì, sì, è molto bello perché c'ha già. Anzi, forse qui è più lei che non dopo, perché poi quando comincia a dipingere alla maniera di Rivera. Si vede che c'è una forzatura, c'è una però forzatura quasi libera anche nell'esibire, le sue menomazioni, le sue disgrazie, no? Sì. Mentre qui è molto spirituale, interiorizzata, cioè inevitabile. Comunque, qua siamo ancora lontani della, no? A proposito di Breton e di quello che dicevo Virto, intanto possiamo mandare altri. Allora, mandiamo. Eccolo qua. Lui era un gigante. Questo qua è Diego Rivera, il ciccione. Panzon lo chiamava. Lei lo chiamava Panzon. Lei è un uccellino. Sì, li chiamavano. Allora la prendeva in braccio perché era una cosa. L'elefante e la farfalla. Esagerata, esattamente. Al suo primo vernissage, quando finalmente poi si riesce a mettere in piedi. Signori, erano presenti, complimentandosi con lei, Picasso, Miró, Kandinsky, Tanguy, certo, fu un successo straordinario, anche se ha venduto pochissimo, questo rientra poi in altra. Invece, caratteristica interessante, il Louvre gli acquista un quadro, sì. Ma questo non la sospinge ancora di più ad avere... in qualche modo compiacimenti verso questo ambiente che non ha mai accettato, tanto è vero che nel 38-39 se ne torna in Messico. Sì, ma poi torna in Messico, poi vabbè, fa i suoi viaggi in America, certo. Diego Rivera che fa un murales per Rockefeller, certamente, che poi verrà distrutto, perché lui rifiuta che venga, volevano che cambiasse, siccome lui mette il volto di Lenin ad un operaio, Rockefeller quando vede questa cosa dice no, non è possibile, devi cambiare la faccia, e quello dice no, questa è la mia arte, io faccio questo e basta, se non lo vuoi lo demolisco, lo fece demolire, se ne andò senza beccare i soldi, ma fu veramente, era di grande, era comunista, assolutamente sì, era di grande cosa. E questo, vabbè, questo è un regalo che fa Frida a Diego, quando infatti è intitolato Oggi Sposi, ed è proprio, insomma, si vede molto naif, molto incerto ancora, no? È proprio uno dei primi lavori che fa. Andiamo avanti, facciamone vedere un po', perché sennò sto facendo. Allora, questo qua invece è un lavoro, è del 1936-37 ed è una mostra Frida con questa sorta di acconciatura, chiaramente, che era un'acconciatura che utilizzavano le donne messicane quando andavano ad incontrare il promesso sposo, quindi c'avevano questa specie di, era come un melo, sembra quasi un abito da sposa, è come un'acconciatura, diciamo, come dire, insomma, sì. Propiziatore. E in fronte c'è Diego. E in fronte, tra le sopracciglia, appunto, c'ha l'immagine. È stata una vita molto complessa, perché si sono lasciati, si sono traditi a vicenda, si sono ripresi, però si appartenevano, quindi si sono sostenuti gli uni con gli altri. Puoi andare con l'altra. Se questo è inquietante. Questa è bella. Allora, questo qui invece si chiama L'abbraccio dell'universo, questo dipinto, ed è, cioè, in effetti, se andiamo a vedere, ci sono tre abbracci qua, perché c'è l'abbraccio dell'universo, che è la figura bianca che vediamo dietro, no? Con le mani enormi, una scura e una nera, c'è il negativo e il positivo, da una parte c'è la parte scura, dall'altra parte c'è la parte bianca. Poi c'è l'abbraccio invece della terra, della terra messicana, che è della terra di origine, a Frida e Diego, e poi c'è l'abbraccio di Frida a Diego. E Diego sembra quasi un bambino piccolo, e in fronte c'ha quella sorta di occhio. L'occhio è il simbolo, appunto, della conoscenza, no? Nell'immagine c'è, cioè, proprio così. E quindi, insomma, c'è questo quell'animale in basso a sinistra, cos'è? Sembra un orso, sembra un capretto. Che animale è? È un cane. È un cane, e ci sono, vabbè, tutte le varie. L'abbraccio dell'universo, c'è questo universo così, insomma, espresso in maniera anche semplice, diciamo, no? Però, insomma, è ricchissimo di elementi, dalla vegetazione alle piante, ma
centralmente c'è la costruzione di questa grande immagine che sostiene e poi contiene in sé come un po' le matriosche tutte le altre immagini. Andiamo avanti. Allora, queste radici invece intitolato così, vabbè, si capisce, no? Lei è sempre lei. In tutta la sua vita ha realizzato 175-176 dipinti, non di grandi dimensioni medie e piccole, ma la maggior parte sono suoi autoritratti, diciamo più di un terzo, quasi la metà sono autoritratti, cioè lei compare sempre in queste opere. Qui si titola Radici, chiaramente si vede, no? Che lei è sdraiata completamente sul terreno, dal corpo gli fuoriescono questi rami con le foglie che invadono completamente tutto il terreno, dove c'è una crepa, vedete quella crepa che sta sotto, no? Quasi che come il suo peso fosse così imponente da creare questa frattura, questa crepa nel terreno, ma lei si tiene attaccata alla terra perché fa uscire dal suo corpo, quindi da se stessa, le radici per non distaccarsene. Andiamo avanti. Questo invece è Colonna spezzata, si chiama così. Ed è la sua colonna, chiaramente abbiamo detto, ha avuto l'incidente, ha avuto tre fratture della colonna, c'ha il busto che portava sempre, e la colonna rappresenta una vera e propria colonna ionica, in questo caso rotta, che ha tre fratture che sostengono il suo corpo, chiaramente è la colonna che sostiene il suo corpo. E poi c'ha questo busto e tutti quei chiodi conficcati, di cui i più grandi sono i punti chiaramente più evidenti, dove aveva problemi più grossi, insomma. Uno chiaramente è al cuore, no? Che il suo problema era quello, perché questo è un quadro che lei realizza subito dopo il primo divorzio da Diego Rivera, perché lei fa, cioè, divorzio una volta e poi si lasciano e poi si risposano un'altra volta, quindi è tutta una storia. Quindi ci sono un po' gli odi, stanno a simboleggiare il malessere fisico e il malessere interiore. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le due Frida, titolato così, e qua, se voi non lo vedete, ma queste due figure rappresentano Frida messicana e Frida occidentale. Allora, la Frida che sta a sinistra è la Frida dei primi tempi, quella che era ancora, cioè la Frida che aveva il suo pensiero anche all'Occidente, ancora non legata così fortemente alla sua terra, al comunismo, all'amore per Diego. Però ciò che trattiene le due è questo filo, sono quei tubicini che sono delle vene, no? Che partono dal primo cuore che è ancora intero, vedete? Che prende la linfa vitale da quella specie di medaglione che c'ha tra le mani, dove c'è rappresentata la figura di Diego. Quindi è il suo amore che tiene vivo il suo cuore, quindi questo amore per questo uomo, e da lì si diparte l'altra vena che va a finire all'altro cuore che è aperto, dove però lei chiude, vedete che c'ha quella specie di arnese che si utilizza, i medici sanno come si chiama, non mi ricordo, chiude l'aorta, diciamo la vena, in modo che tutto ritorni in circolo, no? Quindi c'è questa doppia visione della vita, ma sempre questo senso dell'equilibrio, di cercare di trovare un modo per andare avanti. Andiamo avanti anche noi. Sì, allora questo invece è... Non mi ricordo il titolo, però chiaramente è lei che viene, si autorappresenta, bambina, con la mia balia, titolato, che prende il latte, perché lei quando nacque la madre stette male, quindi non la poteva allattare, per cui aveva una balia che era indigena. E quindi rappresenta, diciamo, un omaggio che fa a questa sua balia, e però il seno, come vedete, no, ha questi fiorellini, no? E il latte, le prende il latte da questo seno con le infiorescenze, ma nel cielo, no? C'è lo stesso latte che piove, vedete? Sono le goccioline di latte che piovono quindi, insomma, tutta una sorta di simbologia che lei utilizzava sempre, che esprimeva. Secondo te qual è l'anno di esecuzione di questo lavoro? Non me lo ricordo precisamente, forse c'è scritto da qualche parte. Perché però un riferimento ad una maschera africana di tipo picassiano, cioè, sì, quella certo, che poi certo.
c'è scritto 1900, guardate, c'è scritto lì. Ha iniziato la pittura con il cubismo. Possibile sia 1932? È possibile? 1900? Perché c'è scritto qua sotto, guardate, al computer si legge meglio. 1932. La mostra della cosa, 32. Sicuramente, sì. Certo. Avanti. Sì. Allora, qua invece lei si rappresenta, pure questo. Allora, il dipinto è titolato appunto Frida tra al confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Allora, lei si trova infatti prima proprio al centro, no, della rappresentazione, sta su una sorta di piedistallo, si autorappresenta con questo vestito di seta rosa e guanti di pizzo, eccetera. E c'ha la bandiera messicana da una mano, la sigaretta dall'altra, ma la cosa interessante è che il quadro è diviso completamente in due parti. La parte a destra rappresenta tutto quello che nella sua mente poteva essere l'America, la parte a sinistra invece è il Messico, no? E quindi lo smog, le industrie, l'automazione, la vita forse diciamo fredda, distaccata dell'America, nella quale non si riconosce, l'altra invece vediamo la piramide messicana, e in altro ancora un sole e una luna, e al centro questa specie di fulmine, e quindi c'è questo suo dualismo, no? L'ha sempre quadro... vissuto, l'ha sempre vissuto, perché lei era fiera, come Diego Rivera d'altra parte, del suo popolo, e sapeva di discendere dalla civiltà maya e azteca, sì, infatti è una profondi studiosi e conoscitori di, sorta di, master, di, no? Di astronomia, di irrigazione, e di matematica, quindi con orgoglio portava queste. Sì. Va bene. Andiamo avanti. Allora, questo si chiama appunto Henry Ford Hospital, eccetera, e questo è il suo aborto, è l'aborto che ebbe quando accompagnò Diego a Detroit, si vede Detroit nel paesaggio di fondo, ecco. E lei su questo letto di ospedale ebbe il secondo aborto, questo è il secondo aborto, e ci sono tutti i simboli, chiaramente il feto del bambino mai nato, vi lascia il suo busto devastato, chiaramente la sua condizione, eh? Dall'altra parte quello è il suo utero, e in basso abbiamo l'armatura che è quella il busto, diciamo, con le anche, e sotto invece c'è l'orchidea e la lumaca, che sono due simboli di fertilità che sono chiaramente in questo caso annullati, perché il tutto è collegato da questi fili rossi di sangue che prendono linfa chiaramente dalla sua condizione del momento. Quindi è un quadro drammatico, è una situazione di grande sofferenza, e ripeto, lei utilizzava l'arte come terapia, cioè quindi ogni cosa si liberava dalle sue angosce dipingendo. Andiamo avanti. Sì. Allora, questo qua è bellissimo, questo dipinto è titolato appunto Mosè e il sole, perché è la nascita di Mosè che le rappresenta. E in questo quadro compaiono un po' tutti, perché compaiono i più grandi filosofi, politici, scienziati, intellettuali del mondo, e al centro abbiamo questo sole, questa palla infuocata in alto, e in basso un feto, chiaramente, che è il mondo, e sotto, che è la nascita, cioè l'uomo, no? Sotto il bambino, che è Mosè, nelle acque, che viene alimentato dal credo del mondo, delle goccioline che cadono nel cesto dove è adagiato il bambino, sono le gocce appunto che vengono per il bambino. Assolutamente. Andiamo avanti. Sì, questo è il cervo ferito. Questo è uno dei più famosi. Allora, questo qua invece lei lo realizza prima di andare all'ultimo appuntamento in ospedale, doveva andare in America a farsi il suo ultimo intervento per alleviarsi un po' dai dolori, che ormai stava alla fine. Infatti è uno degli ultimi quadri che realizza, e lei si dipinge come un cervo ferito, anche se all'orizzonte c'è questa specie di... lei non sa, cioè non ci credeva più di tanto, lo sapeva che non sarebbe servito a molto anche quest'altra operazione, e quindi dipinge questa sofferenza chiaramente, e il cielo sembra esserci una sorta di apertura, diciamo, però poi ci sono sti fulmini, quindi è l'incertezza totale che lei provava, insomma. E questo è l'ultimo quadro che ritrae la sua fine.
e quindi qua quasi prevede, no? Prevede l'ultimo atto della sua vita. Lei muore giovanissima, 48 anni, 47 48, neanche, sì, 47, e quindi niente, muore dopo una vita di sofferenze. Però anche negli ultimi giorni della sua vita le dice che non ripudiava niente, nel senso che era felice di, sì, sì, di essere vissuta e aver sofferto, ma di essere vissuta a suo modo. Sull'ultimo quadro, non terminato perché ormai non aveva più forze, con un grosso pennello ha scritto viva la vita. Sì, 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 è vero, viva la vita. Sì, è vero. Allora, per chiudere questa prima parte, tu hai terminato? Sì, 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 va, va. Se ne scappa da Parigi, intorno al 38 non ce la fa più. Riempie tre enormi valigioni di tutto quello che lei aveva: diari, disegni erotici, code di serpenti a sonagli, che non ho capito dal punto di vista simbolico che cosa rappresentava. Se ne va, se ne scappa e va, ritorna nel suo paese. Si ammala, muore, sa che sta per morire, scrive viva la vita, anzi scrive una cosa ancora più commovente, straordinaria. Spero che la mia fine sia gioiosa e spero di non tornare mai più. E invece, non solo è tornata, forse non sarei mai andata, perché è rimasta questa figura simbolica straordinaria. Che cosa succede? Succede che nel luogo dove si ritira, sapendo che sta per morire, prende queste tre valigie, non so se le ha rimosse, le ha riprese, le ha mescolate, le chiude a chiave nel bagno e consegna le chiavi a Diego Rivera. Diego Rivera muore tre anni dopo. Intanto stabilisce con un gruppo di intellettuali, di artisti, di intendenti, addetti ai lavori, ma non politici, di mettere su quella che oggi si chiamerebbe, o si potrebbe chiamare, una fondazione per seguire l'ultimo percorso di disvelamento di questo materiale, di questo patrimonio, perché patrimonio sarà. E si va avanti. Muore pure Diego Rivera, arriva una certa Dolores, una funzionaria, che stabilisce che per mezzo secolo non bisogna aprire più niente. Ma che significa? Ma non ho capito. Sì, i quadri eccetera, però anche tutto quello che ha fatto parte della sua vita interiore, che noi non conosciamo, lo vogliamo conoscere. Insomma, in vari passaggi, l'ultima funzionaria decide di aprire le valigie, di svelare a tutte le persone che giustamente volevano conoscere ancora di più questa figura straordinaria, pagine di diario in cui è scritto di tutto, del suo amore per la sua terra. Lascia intendere che seppure, noi stiamo parlando di quegli anni, non dei successivi o dell'oggi, in cui Frida Kahlo è un simbolo che è finito come Che Guevara sulle borse, sì, sulle magliette. Insomma, morta nel 1954. Siamo ancora molto indietro. Chi era Frida Kahlo? Era la moglie di Diego Rivera, ma lei non ne soffriva perché era molto orgoglioso di quest'uomo che aveva eliminato la pittura dalla cornice e l'aveva trasportata sulle mura come murales, dove tutti potevano avere la possibilità di vederla in qualsiasi momento. E tutto questo, con materiale vario, è servito ad accrescere ancora di più il mondo fecondo, straordinario, di una figura sicuramente unica nella pittura, nell'arte del Novecento. Direi che questa cosa è commovente, perché è veramente commovente. È uscita da una di queste valigie e da una pagina dei suoi diari. È dedicata a Diego, era pronta per essere spedita, non l'ha mai spedita.
e probabilmente Diego non l'ha mai letta perché è morto. Io sono l'amore, io sono il piacere, io sono l'essenza, io sono un idiota, io sono un alcolista, io sono tenace, io sono, semplicemente, io sono. È bellissimo. Beh. Veramente bellissimo. Vabbè, allora, quindi chiudiamo così il paragrafo. Sì, perché c'è Tamara, cioè, ma ora abbiamo quest'altra, come dicevo, c'è il contraltare, che noi abbiamo messe vicine, ma veramente sono due personalità, no, incredibili, cioè, perché sono totalmente diverse, ma affiancarle è utile per capire le differenze. Certo. Andiamo col video, vai, prima. Vai, sì. Lei è polacca. È polacca. Allora, lei in realtà è polacca, ma è cioè sua madre è polacca, ma suo padre era russo di origini ebraiche. Quindi lei nasce in questa famiglia di un ceto sociale molto elevato e ricca, ha tanti soldi. Quindi a 5 anni perde suo padre e poi, grazie alla nonna che aveva comunque un patrimonio molto consistente, frequenta i college più importanti, addirittura va a Losanna, in Svizzera. Ma anche a San Pietroburgo, dopo ci va. All'Accademia. Dopo che si è sposata. Quindi prima va a frequentare questi studi, diciamo che fa studi prestigiosi, però non sono studi artistici, è proprio la sua formazione culturale. Dopodiché incontra questo uomo quando si reca va da sua zia a San Pietroburgo, perché poi muore la nonna, quindi si trasferisce a San Pietroburgo. Incontra questo uomo affascinantissimo, bellissimo, che era amato da tutte le donne, che era appunto sto
Lempinski, diciamo, no? Tadeus si chiamava. Se ne innamora perdutamente, lei aveva solo 18 anni anche lei, lui un po' insomma più grande, si sposano, ma lui subito dopo viene imprigionato perché era chiaramente i bolscevichi lo catturano, lui era contrario a quel tipo di politica, ma lei riesce a farlo liberare grazie alle sue conoscenze, agli intrighi eccetera, e poi si trasferiscono assolutamente a Parigi perché non possono più restare in quel luogo. Quindi vanno a Parigi e lì comincia l'avventura di Tamara. Perché? Perché questa donna in effetti comincia anche a scarseggiare i soldi, ha bisogno di trovare una fonte di sostentamento, lei lo dice lei stessa, appunto economica, però al tempo stesso frequenta l'accademia a Parigi e quindi acquisisce le strumentalità che gli daranno la possibilità di poter... Lei è sempre stata un'appassionata di pittura, l'ha sempre fatto per diletto, è stato con la nonna in Italia, a Firenze, eccetera, eccetera. Insomma, ha guardato il Pontormo, Raffaello, addirittura Botticelli, però secondo me non è che ha ricevuto, forse più vicina alla pittura, forse il Pontormo sicuramente sì, la pittura di Michelangelo, io ci vedo sì, molto no, nella sua costruzione artistica. E quindi subito dopo, all'età di 22 anni, riesce ad organizzare una mostra al Salon d'Autun. Quindi questa mostra ha un enorme successo e da questo momento in poi diventa un'artista affermatissima, tutti la vogliono, tutti vogliono farsi fare il ritratto da Tamara. E quindi qua comincia la sua avventura artistica. Però chiaramente lei, trovandosi in questo ambiente, ha anche la possibilità di frequentare, a parte che frequentava tutti gli aristocratici, tutti i nobili, tutti gli intellettuali di quel momento che stavano a Parigi, era un centro c'era un fermento incredibile, quindi passavano di tutti, c'erano in quel momento i futuristi, i cubisti, quindi assorbe completamente il linguaggio di queste nuove avanguardie, se ne appropria e produce un suo stile, che è comunque uno stile veramente originale, perché pur avendo le caratteristiche, ha delle, delle derivazioni cubiste, no? Nella costruzione, diciamo, della figura, che è una figura che viene semplificata dall'ornamentazione, dove compare appunto una solidità della forma, però al tempo stesso c'è il retaggio dell'Art Déco, che, dalla quale lei parte, diciamo, no? E quindi il contatto con questi artisti gli fa condurre una vita spericolata, diciamo così, e quindi droga, alcol, tutto di più, insomma. Però lei è una che lavora tantissimo, lavorava 7-8 ore al giorno, quindi quella è l'unica cosa di cui non si priva, è la pittura, e riesce comunque ad avere un grandissimo successo per quegli anni, veramente diventa notissima nell'ambiente a Parigi. Dopodiché divorzia dal marito, dal quale aveva avuto anche una figlia, Kizette, e sposa un altro uomo, questo è un barone, il barone Kaufmann, non ricordo bene il nome, proprio più o meno suonava così, e si trasferiscono con questo signore, si trasferiscono negli USA, negli Stati Uniti. E quindi da lì però la sua pittura comincia a decadere, ci troviamo già nel 33, quindi lei il boom lo fa dal 25 al 33 fino al 40, dopodiché arrivati in America addirittura negli anni 40 si rifugia in un convento perché ha le depressioni, ha dei ripensamenti e comincia a produrre una pittura legata al senso religioso, alla vicinanza, fa questi ritratti delle suore, dei poveri, ma lo stile, no? La traccia del suo segno non è adatta a rappresentare la sofferenza, perché lei produce col suo segno, con i suoi volumi, la sensualità, la ricchezza, la bellezza, così come era lei, era una donna perfetta, perché era anche molto bella, molto affascinante e ci teneva tantissimo a comparire, ad essere quello che era, perché voleva... essere considerata, no, lei si sentiva una super donna a livello proprio della teoria di Nietzsche, eccetera, e quindi pensava di poter rappresentare quel tipo di donna, un tipo di donna che ha il controllo della società e ha controllo anche sugli uomini,
lei pensava di essere così. E in effetti, nelle sue, se noi vediamo il primo dipinto, vuoi aggiungere qualcosa, Salvatore, a tua proposito di Tamara? Poi vediamo la sua ecco, questo è il dipinto nel quale lei si fa un autoritratto, è titolato appunto Autoritratto su Bugatti Verde. Sulla Bugatti. Allora, questa Bugatti, questi sono gli anni del futurismo, chiaramente, 1923, il quadro più o meno di quel periodo, e la macchina, l'automobile era il mezzo, era mitizzato, no? Perché era il sinonimo di velocità, di dinamismo, che era la caratteristica fondamentale del futurismo. Allora, lei introduce questo mezzo, della cioè la macchina, lei si inserisce all'interno della... di questa automobile, perché l'automobile è anche il simbolo dell'uomo, perché tutto quello che è stato, cioè l'automobile è il prodotto dell'uomo, no? Status symbol dell'uomo di quel momento, ancora oggi lo è, figuriamoci allora che poteva possedere. In realtà lei non ce l'aveva sta Bugatti verde, c'era una Renault gialla. Però lei idealizza sia il suo aspetto, che lei era, sì, era molto bella, ma non era così, idealizza il suo aspetto, idealizza anche la macchina, no? E allora si rappresenta con i guanti di Dino, la pochette in testa, no? Si mette questa cosa, la sciarpa fascinosa, gli occhi super languidi, in questa Bugatti verde, così. E quindi lei si rappresenta come colei che controlla il mezzo, quindi controlla l'uomo, lei è capace, è emancipata, lei è una donna del suo tempo ed è super donna, ecco. A proposito di futurismo, voglio aggiungere questo per poi anche alcuni raccontini, penso che possano starci bene, sono raccontini che appartengono alla realtà dei fatti. A Parigi, insieme agli ambienti più blasonati e ricchi, dove naturalmente si inserisce per dipingere ritratti e quindi farsi ben pagare, è interessata anche a frequentare l'ambiente che contava, intellettuale ed artistico, e entra, dopo averlo conosciuto, nello studio di Severini, lo frequenta. Severini in quel periodo era legato ai futuristi e quindi non ci mette niente a presentarlo a Marinetti, e quindi la frequentazione accresce ancora di più il fermento, il clima e le spinte a voler fare della nostra Tamara. Dopo una cena futurista, lo stavo raccontando, questo sì, è straordinario, sì, una cena futurista era una cena pesante, insomma, si facevano cose che evidentemente eccitavano oltre misura, al termine di brindisi infiniti, Marinetti, alla sua maniera, si alza in piedi e dice: basta, andiamo a distruggere il Louvre. Lei, esaltata e piena di entusiasmo, entusiasta, dice: maestro, andiamo noi due, gli altri vengono dopo, io ho la macchina qui sotto, così ci facciamo trovare davanti alla... Fortuna volle che la macchina, alla sua maniera, l'aveva parcheggiata male, la polizia se l'era portata via e ci voleva troppo tempo, insomma, il Louvre si è salvato. Grazie all'onore di qualche... No, no, questa è una cosa molto importante, però come diceva... No, questi sono racconti che... lasciano ben intendere qual era il clima straordinario, comunque. Sì, sì, la Tamara doveva essere veramente bellissima, perché ne era affascinato D'Annunzio. Adesso è difficile capire come sono avvenute queste conoscenze. Non so, no, tramite i futuristi, perché Marinetti era vicino, però, ecco, cioè, questo è il punto. E quindi... il punto straordinario è che Marinetti a Parigi e D'Annunzio in Italia erano i due poli. Sì, ma poli stra... voglio dire una cosa. Allora, D'Annunzio viene a conoscenza della notorietà della capacità, della bravura di Tamara per i ritratti, e vuol farsi fare, certo, commissione il suo ritratto. Quindi lei viene, va nel Vittoriano,
è proprio per fare il ritratto d'annunzio, ma non riesce a farglielo, cioè non gli, alla fine non glielo fa perché lui la vuole sedurre, sempre, e lei col cavolo, e gli dice che poi lo definisce in uno scritto, che era un era vecchio d'annunzio, nano, non era... nano pelato, vecchio nano pelato, non solo. Cioè, quindi che appunto dice ma che vuoi, non solo, non solo, ma secondo me anche sospinto ma molto il marito che era sospinto anche da Marinetti, perché Marinetti non sopportava D'Annunzio, diceva io sto qua a fare la rivoluzione futurista e tu stai al Vittoriale con i tuoi cose che ti puliscono la stanza, non lo sopportava D'Annunzio, non gli stava mica bene questa cosa. E sapete come lo chiamava o come lo faceva chiamare in Italia? Il cretino fosforescente, perché emanava luci dalle sue non teorie sue e quindi studia. Rimbalzavano queste cose tra di loro. Quando c'era una bellezza in comune in mezzo, si può immaginare ancora di più, insomma, no? Sì, ma era un ambiente molto frizzante. Sì, frizzantissimo. Sì, una voglia frizzantissimo, era un matti completamente. Sì, sì, lo sappiamo. Non c'era proprio i futuristi, proprio completamente. No, ma io dico proprio il clima di Parigi in quegli anni, non c'era tempo per riposare. Ma non... Signori, prima tutte le vanguardie, i futuristi erano un po' pesanti, un po'. Allora a me mi vengo dalla battuta, così dico, si mangiava i bulloni. Sì. Certo. Vabbè, se vediamo un adesso po' ci sono una ecco qua. Ecco. Oh, è questa? Sì, questa chi è? È la bella Raffaella. La bella Raffaella. Io, allora questa la voglio commentare io. Sì, poi sì, assolutamente, vai. Il professor Maurizio Cabesi è stato il mio professore di storia dell'arte della facoltà di architettura. E ci trovammo casualmente a parlare di questo periodo e in particolare della Tamara, di questo esaltava questo quadro straordinario perché lo riteneva veramente un misto di meraviglia, di stupore alta e bassa. Diceva, non dimenticherò mai le parole, potrebbe stare in un museo classicista per la bellezza della figura, oppure potrebbe stare in un postribolo o addirittura sul vetro di un camionista che guida il suo, no? È sconvolgente questa, è veramente sconvolgente. Sì, perché è una figura però c'è tutto il periodo della frequentazione, c'è Modigliani, c'è tutto qui dietro, c'è tutto. E c'è comunque, come ha detto giustamente prima Alma, il riferimento anche ad un certo rinascimento. Vai avanti con le figure, Alma. No, voglio soltanto dire una cosa a proposito di questo dipinto, che è uno dei dipinti più famosi da Mara Lempicka. È un allora, che cosa fa? Inserisce la costruzione di questo corpo sensualissimo, addirittura erotico, direi, in un ambiente asfittico, no? Proprio perché questo ambiente è chiuso, sembra quasi un rettangolo che la conclude. Perché così la forza plastica del corpo riesce ad essere più evidente, più prorompente. Quindi i volumi che sono sempre arcuati, perché la linea curva è sempre presente, ma non è una curva morbida, è una curva morbida che contorna e definisce volumi solidi. E quindi è proprio questa la capacità, quella di rendere fortemente materici i corpi che rappresenta, no? Attraverso una stilizzazione estrema, ma senza nulla lasciare, senza nulla togliere poi al gioco anche della alternanza dei chiari e degli scuri che diventano taglienti, perché lei non utilizza quasi mai la sfumatura, lei accosta ai chiari direttamente gli scuri e poi lumeggia al centro per dare il senso del volume. Allora, andiamo avanti. Questi poi sono gli amanti, vabbè, sono due nudi dove compare chiaramente la figura dell'uomo di spalle, la figura della donna frontalmente, e c'è sicuramente un rimando ad Amore Psiche, di Canova. E, ci sono chiaramente, c'è una pulizia del tratto, una capacità di rendere plastici ma al tempo stesso quasi
romantici, direi, no? Questi corpi, perché sono sensualissimi, ma al tempo stesso c'è questa delicatezza nel toccarsi, nel volersi abbracciare, no? È molto lieve come gestualità, no? E sullo scritto ho letto appunto che Tamara è l'interprete della descrizione, diciamo, del dinamismo dell'esistenza, no? Quindi la gestualità dell'esistenza, lei include dentro il suo tratto proprio una gestualità dell'esistenza, del vivere. Ma questa è Chizetta, è sua figlia. Questa è l'unica figlia che lei ebbe e che amava dipingere, ma non si è mai filata tanto. Nel senso che gli ha fatto diversi ritratti, ma non ha avuto un rapporto molto forte con questa figlia. Si riprendono poi negli ultimi anni della sua vita e poi sarà con lei che spargerà le sue ceneri in Messico, perché alla fine della sua vita anche lei finisce in Messico, la Tamara, e quindi finirà così. Andiamo avanti. Questo è meraviglioso, questo dipinto. Che belli, i colori sono splendidi. Tutti. Vabbè, non possiamo adesso, perché sennò non finiamo più, cioè leggere ogni immagine. Vediamo se troviamo quella. Vai avanti, Renato. Quella di qualche uomo. Sì, infatti, volevo bella. Far vedere quella del marito. Vai avanti. Guardiamocela un pochino. André Gide. No, è l'altro il. Ecco questo qui. Allora, chiaramente lei ha fatto i ritratti a tutta l'aristocrazia, gli intellettuali che giravano in quegli anni. Era richiesta, era moltissimo, molto richiesta, ha lavorato tantissimo. Lei ha guadagnato ed era una, a parte che era ricca di suo, però diciamo, quando il marito ha perso tutti i soldi, perché alla fine ha avuto un crollo dal punto di vista finanziario, e lei ha risollevato la sorte, diciamo, economica della sua famiglia appunto con la sua pittura. Marito che era proprio questa, vabbè, un altro nudo, chiaramente, vedete, è sempre la solita cosa, lei gioca moltissimo anche su, ripeto, queste costruzioni così racchiuse, tutt'al più lo sfondo è delicato, ha un panneggio ma molto accennato, no? Attraverso delle linee dure e rigide, e qui la base di appoggio è addirittura un parallelepipedo, quindi la semplificazione della forma, l'essenzialità che diventa importante, l'essenzialità anche della forma del corpo, quindi non solo lo sfondo, sì, ma anche il corpo, che si gioca moltissimo sulle due tonalità, una calda e una fredda, per creare un'alternanza tra sfondo e primo piano. Avanti. La gestualità dell'esistenza, è vero che ce l'ha proprio, perché questo incedere, no, che dà le figure. E poi questa è una di quelli, uno dei dipinti che lei realizza quando va in America, quando si dà alla pittura religiosa, che comincia a fare le cose. È più moderata anche con gli abiti. Anche se poi quella specie di figura. Hai visto che occhi ha? Perché poi gli occhi sono incredibili, perché lei costruisce questi occhi enormi con questi sguardi, no? Languidi. Ma se vai all'altra che. La prima. Precedente. Ma non va. Non lo so, in cui si vede. Aspetta, non so perché si blocca. Non ci va, quello dietro. Oh, allora, la figura è classica della sua espressione. D'accordo. Ciao. In fondo però, in alto c'è un paesaggio futurista, quindi c'è il riferimento a tutto quanto gli è appartenuto per un periodo. Così. È bello trattenersi, ma. Sì, guarda gli occhi, che cosa sono. Il braccio di Michelangelo. Sì, assolutamente, proprio lì, guarda, c'è proprio la cosa. Anche la costruzione del fazzoletto, diciamo, che ricopre la testa, no? Una costruzione solida. Vai pure. Bello pure questo. Il solito paesaggio in fondo, no? Sempre. No, sì, c'è niente da fare, non lo abbandona. Comunque veramente un inno alla questa è una delle più note, forse la più nota, questa che sta sui libri, e sta sui libri, no? È la misura dell'abito del tempo, i segni un po' di cono, il seno un po' di cono, no, ma anche perché quelli sono gli anni dei reggiseni che li facevano così, li facevano proprio a mo' di cono, perché dovevano avere, anche se qua insomma sembrano veramente geometrici, no? Sembrano due piramidine che fuoriescono.
Però ci sono dei tagli incredibili, tre superfici vengono frantumate, questa è un'altra caratteristica futurista, quella di creare anche il drappeggio, non è un drappeggio morbido, ma diventa un drappeggio nel quale la forma è moltiplicata, noi si confonde, ci sono dei frammenti di immagini che si moltiplicano nello spazio, è una caratteristica futurista. Ecco, per esempio i trucioli famosi, perché tutti quanti i suoi, spesso queste specie sul biondo, che faceva per ottenere il ricciolo così trucciolo? Che cosa faceva? Lei creava delle zone completamente scure nelle parti reclinanti e dove la superficie doveva invece era gettante, cioè creava la curva, lumeggiava, ci dava una botta di bianco e quindi il passaggio era quasi simultaneo, per cui tiravano fuori, cioè questi trucioli, questi elementi ricurvi diventavano evidentissimi, insomma, certo, erano certo, proprio, e poi le sete, i broccati, tutto quello che è proprio, era un inno, infatti lei ha anche lo stesso dipinto, l'autoritratto nella Bugatti Verde, lo fa per una rivista di moda francese, no? Gli viene, insomma, è sicuramente... Questa è sempre la bella Raffaella, però un ritratto che mi piace, era la prostituta più bella di Parigi. E poi c'aveva uno sguardo anche intensissimo, magnetico. Questi sguardi pieni di ma sono anche un po' malinconici, devo dire, non c'hanno un po' di malinconia. Perché lì, è il periodo della decadenza di Parigi in cui molte cose stanno per scomparire da sempre. Va bene, questo ancora di più. Vabbè, insomma, li possiamo vedere tutti, perché non è che possiamo soffermare, anche perché questi sono molti, non hanno... allora, questa artista, ad esempio la Derenpinska, il suo ha avuto il suo boom, diciamo, l'ha avuto nel periodo della realizzazione dei suoi dipinti, perché ha venduto moltissimo e ha guadagnato, però poi ha avuto un periodo di completo oscurantismo, insomma. Questo è il marito, eccolo qua, questo qui è il primo marito, il famoso Tadeusz Leblinski, che era un figo, era richiesto da tutte le donne dell'epoca, molto molto austero, nobile, si vedeva, no, erano, insomma, poi l'ha mollato e vabbè, va bene. L'altro non ho proprio idea di come non lo so se è uno di quei, ma non compare qua, io l'ho visto in fotografia. Comunque lei poi negli anni 60 ripropone, inizia a dipingere in modo astratto, quindi cambia completamente modo, stile, no? Perché appunto non era più richiesto quel tipo di pittura, ma non ha assolutamente successo, quindi va proprio nel dimenticatoio e viene riscoperta nell'80, muore dopo la sua morte, diciamo negli anni 80-90 c'è il boom, e arriva pure in Italia, no? È diventata famosissima anche in Italia proprio negli anni 90 e da lì si sono susseguite una serie di mostre che l'hanno fatta conoscere poi a tutti, insomma, è molto nota adesso. Certamente. E vabbè, basta così, no, perché sennò... un'altra cosa, un attimo, che è importante. Dai. Questa è sempre sua figlia, con l'innaffiatura. Sempre per lasciare intendere. Sempre per far capire, mi metto di qua. Terminato, non frequentava solo l'ambiente frivolo, alto vocato, eccetera. E era ben inserita nel mondo degli intellettuali, in particolare, qualcosa l'abbiamo detta, frequentava André Gide, che era il massimo intellettuale del tempo, tra l'altro molto, molto scomodo, omosessuale, sgorbutico e comunque odiava con fervore e furore i critici d'arte, perché li riteneva dei cialtroni che giravano la frittata come volevano per esaltare anche chi... Sapete che cosa aveva scritto quando gli chiedevano dei critici d'arte? La critica d'arte? Ma che sciocchezza! Le muse non si incontrano mai, ciascuna lavora per conto proprio e quando non lavorano, danzano. Sì, bella questa. Va bene, noi abbiamo finito, Mirna ci ha fatto piacere incontrarla. Vabbè, basta, non so, sono tanti, abbiamo esaurito. Ma potremmo ancora parlare?